Ciao a tutti, ciao, bentornati sul mio canale. Allora, il video di oggi, se avete letto dal titolo, parleremo di un video haul, dove parleremo delle palette che ho acquistato, perché ho rifatto un altro ordine su Monolith. E questo sempre, come sempre, voglio ringraziare Sorella Martinos, perché grazie a loro io sono entrata in questo mondo. Che è già da tempo, perché io lo seguo da sempre, che loro parlano già come minimo di 2 anni. E io ero un po' trattenuta, perché era tanto che non compravo palette, così tante palette. E quindi ero venuta. C'è dei periodi che mi butto sui profumi, c'è dei periodi che fai stand by dei profumi, mi butto sul make-up. E anche ora ho provato queste palette e ora mi sono innamorata. Spero e penso di fermarmi. Solo una che adesso è sold out, vorrei prendere e poi una volta presa quella mi voglio fermare. Però mai dire mai, non diciamo l'ultima parola. Quindi di sicuro con i profumi non mi fermo mai. Una volta mi sono fermata, ma dopo ho ripreso tutto quel che non avevo fatto in quel periodo lì. Allora, il trucco che sto indossando, che è da stamattina, perché io ho fatto il turno della mattina, quindi direi dalle 6 dopo mi sono fatta la doccia, quindi è un trucco. Ora, era molto bello, era molto bello appena fatto, adesso è un po' sbavato, un po'. E con questa palette, perché sto usando molto queste palette grandi di Morphe. Di Morphe. No, che Morphe? Morphe sono loro? Sì, Morphe. Sono grandissimi. C'era un tempo che ero fissato con queste palette. Sono immense, però io le adoro. E per tutti i giorni per andare al lavoro le sto usando, ne ho tante. E sono veramente belle, secondo me. E ho usato questi marroni con questo blu e questo qua, celeste e blu. Poi le labbra, ora che te le metto qua, le labbra sto usando questo matitone, che l'avete già visto in altri video, mi vorrei mettere l'occhiale che non ci vede la massa, ma Devi, listing di Devi, questo qua. Che è veramente bello, guardate. E poi sopra ho messo un po' di questo di Sephora. È bellissimo. Ora mi metto qua. Allora, come dicevo, ma prima di cominciare, voglio ringraziare tutti indistintamente, nuovi iscritti, vecchi iscritti. Grazie, grazie, grazie. Dico sempre grazie. Perché per me non è scontato, anzi direi che è doveroso, è obbligo. So che anche voi ringraziate me perché vi do dell'ispirazione, ma siamo qui apposta. Ma per me è grazia perché voi siete magici e bravissimi e bellissimi e vi voglio bene a tutti. Detto questo, sono fatta un po' la sviolinata, no, no perché non sono rufiana di mio. Detto questo, il video di oggi, come vi ho detto, è un video haul dove parleremo delle ultime palette che mi sono arrivate, le ultime due ieri, con la precisione, del sito di Monolith, dove Carmen e Angela mi hanno rovinata, mi hanno corrotta. E cioè, mi sono trattenuta tanto a ordinare, però poi dopo sono caduta. E quindi nel 2024 e ho fatto i miei primi danni e per il momento non mi sono fermata. Vediamo quando mi fermo. E detto questo, farò vedere queste palette e poi farò vedere 3 acquisti profumosi del periodo, del mese. E poi sto preparando un altro video con i profumi. Mi fa rosa il naso e l'orecchio, il naso. Si vede che è tanto che non registro. Fammi vedere se si vede perché devo leggere i nomi. E quindi, allora, la prima palette è questa,
dopo aver preso quell'altra e dopo aver preso questa qua. Sì, ciao in fondo. Dopo aver preso questa, ho deciso di prendere questa. E quindi questa è bella tanto come quell'altra, ma questa è più con dei colori pastelli. Quell'altra non l'ho presa su Monolith, ma l'ho presa su Vinted. Questa invece è su Monolith, che è l'unica che c'è con lo specchione. È l'unica che c'è, perché le altre sono tutte sold out. Perché adesso, scoperto quel sito, siamo tutte lì. E quindi le palette, spesso quelle più belle sono sold out, anche se sono tutte belle. Qui troviamo questa palette che è meravigliosa. Ora faccio vedere due o tre. Questo è top. Dove l'ho preso questo? Ah, questo è bellissimo. Bellissimo questo qui, bellissimo. Mamma mia. Super top. Ora vi faccio vedere, guardate, perché non vuole mia e mi caschino intera queste palette. Bisogna me le acciughi. Vorrei vedere questo, che no, questo non l'ho sgocciato. Questo qua. Oh, madonnina. E questo? Ah, questo è quello di prima. No. È spettacolare. Mi fa vedere com'è questo. Viola, verde. Viola. Allora, fa vedere un trucchetto che lo fanno vedere quelle figliole. Ora intanto levo la plastica di qua, perché io non le sopporto. C'è chi le lascia, ma io non le sopporto, quindi ora levo le plastica. E allora questa vedete, verde di qua e rosa di là. No, è bellissima, è stupenda, è bella, 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 bella. E allora mettiamo qua e puliamo qua, no, via. È questo brand, è questo qui che io non so pronunciare. Color palette Delicious de sì, ciao, io non lo so leggere. Poi The Other Added, questa che è sempre sold out. Quando l'ho trovata l'ho presa. Anche qui levo il specchietto, la carta dello specchietto, che non sopporto. E anche qui un mega specchietto, e anche qui la meraviglia della meraviglia, cambia colore. Questo è fucsia e qui dopo, guardate, è dorato e verde, no, via. Anche questo fucsia, così i due fucsia. Questo uno è verde e uno è dorato.
questo rosa qua è sul bianco, questo rossina qua qui è sul verde. No, è spettacolare sta palette, mamma mia. Andiamo a far vedere i colori. Io non so che dirvi. No, questa io non lo so, quell'altro non l'ho ancora viste. Per il momento io sono innamorata di Adet. Per il momento sono quelle che mi piacciono di più. Mi vorrei comprare quella bella, 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 di 150 euro. Ma è sempre sold out, meno male, meno male. Poi. Ho finalmente trovato, Gleminette. Ho finalmente trovato Gleminette. Finalmente. Ho trovato Gleminette. E di questa mi garba, anche qui levo la cartina, anche di questa mi garberebbe quella color nude, ma è sempre sold out. Oh, con cosa le incolano queste cose delle specchietto? Beh, lo leverò dopo perché non si leva niente. Sì. E qui troviamo questa meraviglia, che è uno specchio che qui, questa meraviglia, che le Martinos me l'hanno consigliato, prova Gleminette, era sempre sold out. Proviamo questa meraviglia, proviamo anche qualche matte, perché dicano che sono i suoi forti. No, di cosa stiamo parlando? Quando tu provi queste palette, Non c'è più per nessuno. No, questo è bellissimo. È stupendo. No, è bellissima. È fantastica. È fantastica, ma butterò via le scatole, ora vediamo, andato, la teniamo così. Poi sempre di Gleminette, che appena le ho viste le ho prese e ora sono già sold out, soprattutto questa ho subito buttato via la scatola perché è rimasta appiccicata e non mi riuscivo a sfilarla, e quindi ho subito questa Gleminette Cosmic Sugar e Spish. Anche qui levo la carta dello specchietto, madonna. Mi danno luia. No. Allora, qui leviamo la platina e anche qui specchietto Mealat, e anche qui dei colori meravigliosi. Allora, andiamo, anche questo fucsia, questo qui diventa verde, questo invece, questo verde diventa fucsia. Questo fusa diventa verde.
via. Quel fucsiarino non lo prendiamo, intanto si sa che diventa verde. Andiamo su questi qua. No, via, 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 via. Sono affascinata. Sono letteralmente affascinata. Non ce la posso fare. Le vorrei tutte. Sono sincera, le vorrei tutte, ma non posso perché. Perché non posso. Quando ce n'hai bisogna essere ingorda. Se la vi, se la vi. Poi andiamo a altre due palette che sono sempre di indie brand, come queste che avete visto fino ad ora, ma queste che avete visto fino ad ora le trovate su Monolith. Invece queste altre due, sto per far vedere, sono sempre indie, ma le trovate sul loro sito. Quindi se ne prendete una, pagate la spedizione. Ma siccome costa poco, io vi consiglio di prenderne due. Almeno non pagate la spedizione. E allora, prima una che volevo, so che ne hanno parlato tanto male, e ne hanno parlato Gluskos, è il sito, è la marca delle palette. Io ce l'ho quella verde, l'avete già visto quando l'ho fatta vedere. E in questo, ecco, Gluskos. In questo caso questa è la, la Neutral. Io la volevo perché io amo i colori, ma amo anche i colori nude. Anche qui un mega specchietto. Anche di queste ce n'è altre due che voglio, ma erano sold out. Ma questa io la volevo, perché questa per me è una palette elegantissima. Questa è una palette veramente super elegante. Io direi una palette anche di sposa. È bellissima. E quindi non potevo non prenderla. La volevo, amante dei nude, la volevo. Vedete? Quello era marroncino e invece tira sul verde. Questo è spettacolare. Vedete, questo è marroncino, guardate, tira sul viola. No, questi colori sono, gente, cambiano, è bellissimi, sono bellissimi. Che profumo fanno questa salviettina? Sono meravigliose. Meravigliose. Questo colore va. Lo adoro, lo voglio insieme al marrone, guardate, un bel trucco, bello, 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 molto elegante. E quindi, e dicevo, anche di questa mi capirei prendere una di sicuro, ma magari due per non pagare la spedizione. Una di sicuro la voglio, che quelle due che mi garbano di più dopo queste e sono sold out. Quindi Gluskos, fornite il vostro sito che sono finite le palette. Poi questa che ne avevamo parlato molto bene, le Martinos, le sorelle Martinos, che è Lavender e Kiss. Gluskos. E anche questa ha questi colori che sono molto belli anche per l'estate, vedete, bellissimi. Voglio questo giallo, spettacolare. Voglio questo arancio, super, sembra fucsia ma è arancio, sia arancio così fucsia. Questo viola
e questo viola. No, via. Mio Dio, si vorrebbe un portafoglio a filarmonica. Bellini. Io vedo qui estate pura. In questa palette vedo un bel trucco d'estate. Sempre, che il colore io lo uso sempre, ma d'estate. Apriti cielo. Apriti cielo. Super, super, super top. Con le palette abbiamo finito e adesso facciamo vedere i profumi. Ho preso anche, che volevo far vedere in questo video, una base per l'ombretti di Huda. Non so dove l'ho infilata, non l'ho trovata. Allora, parliamo di questi profumi che ne ha buttati fuori ora per queste feste di San Valentino. E ha portato fuori Eteria. Eteria è un brand che si occupa molto di skin care, di cura per la pelle del viso, ma già l'anno scorso, 2 anni fa, fece una serie di profumi che ho qui, il sample kit, che io avevo comprato anche uno di questi dopo averli sentito. Aveva fatto queste, vedete, che cascano questi, che io avevo, che sono belli grandi perché sono da 25 ml. Io avevo comprato questo Sugar, che poi, sono sincera, mi ero anche un po' pentita perché questo è un zuccheroso, molto tipo succherabello, molto vanigliato e un po' simile a Pink Sugar. E invece dopo, sentendoli, questo guarda dov'è, mi piace moltissimo questo qui, questo qui che si chiama Dupers, questo qua. Mi era piaciuto tantissimo, buono, non è detto non me lo compri perché mi era piaciuto tanto. Poi è molto buono anche questo, vaniglia, anche lei è una vaniglia molto dolce. E poi c'è anche buono questo qui, Whisper, buonissimo, buonissimo. A dire la verità, sai, tra i quattro quello che mi garba di meno a oggi, vedi che i gusti cambiano, è Sugar. Gli altri mi piacciono da morire. E quest'anno per San Valentino è venuto fuori con questi, con questa confezione. Io l'ho vista a Mistrelli il giorno che l'ho fatto vedere, quindi una settimana fa mi sembra, dove diceva che c'era una super offerta fino a ieri, oggi, non mi ricordo. Bello, la scatola è bellissima, da anche da tenere. E quindi era così, con questo chiuso, che io ho già aperto, perché sto testando questi profumi da una settimana, con il cartellino di Eteria dove ti ringrazia, e qua c'è il code per se volete andare a visitare il sito. Poi c'è questo praticamente librettino dove fa vedere le tre fragranze, quella che con le quali lei è uscita, che è questa, con la nota di vaniglia e caffè. Poi c'è questa che si vede, che sa di torta con tante candite. C'è un gelato con tutte le candite, non ricordo come si chiama, che ha il sapore, l'odore di questo profumo. E poi per completare c'è questa che ha l'odore fiorito, un po' agrumato, che si chiama Skin Care, se non mi sbaglio. Sì, Skin Care Routine. Skin Care Routine, che io non l'ho acquistata perché non lo so, mi interessavano più queste, che si chiama Candissimo e Fizz Vaniglia e The Dye. Queste sono le tre profumazioni che presentavano per questo evento. Poi dentro c'ha
tutti i campioncini di diversi prodotti che c'ha Eteria. Poi si presenta sempre con questa cosine qua. E poi una cosa molto carina, se non c'è da fare un regalo per San Valentino, c'ha anche le caramelle, vedete, e questa confezione molto carina Eteria che si apre così. E qui ci troviamo questi due cuoricini a cioccolatino, meno male, questi cioccolatini fatti a cuoricini, due, perché questo lo dovrebbe regalare e te lo dovrebbe regalare il tuo partner, il tuo fidanzato, il tuo marito, e, o un'amica o un amico, e uno per uno. È bellissimo come pensiero, lo trovo fantastico, bellissimo. Poi andiamo alle fragranze, come vi ho detto, Candide, e questo qui vaniglia e caffè sono quelle che io ho preso, che andremo a vedere. Metto tutto questo qui. Poi c'era anche altri cioccolatini dentro la... Poi questo l'appoggio qua, perché sennò qui si rompe. E il primo è questo. Oddio. Il primo è questo che andiamo a aprire. Anche qui sopra c'è questo bigliettino dove c'è la spiegazione del profumo e anche le note. Sì, e anche le note. L'occhiale me lo sono lasciata, ma meglio, perché almeno leggo, se no non leggo, non ce la fa a leggere. Qui apriamo il profumo, vedete, e il profumo ha un bellissimo packaging dorato e nero, spettacolare. E questo, questo è dedicato alla mattina. Questo è veramente il profumo, lo hanno battezzato come il profumo della mattina. Infatti c'è una il giusto per affrontare la giornata. Ultimo gesto prima di uscire di casa. Dopo aver preso il primo caffè, le note di questo Eau de Parfum sono come un risveglio infondono una sensazione di energia e vitalità, una vaniglia resa rotonda da un irresistibile caramello e irrobustita da sentori di caffè. Frix Vanilla Off the Dye rappresenta il perfetto compromesso tra corposità e golosità, con un sillage che catalizza l'attenzione di tutti. La prima vaniglia del giorno è un'armonia di sensualità, caldo abbraccio per affrontare ogni situazione e vi va di indossare. Allora, non so se lo vedo bene perché sono un po' rincolorita, pure qui non è che lo leggo io, che c'è scritto sul foglio. La descrizione del profumo è assoluta di vaniglia, caramello e caffè. Questo è un profumo, lo sta dicendo, è un profumo per la il primo profumo della mattina, il primo profumo della giornata, il profumo che ti dà quella botta di energia, quel senso di voglia di affrontare a petto potente
e a petto duro, con voglia di vivere, con voglia di ridere e con l'energia che si vuole per alzarsi una mattina e affrontare la giornata. Questo profumo per me, a noi non assomiglia a nulla, per me c'ha un che di Intense Café di Tom Ford. Se assomiglia, non posso dire di no. Questi profumi costano davvero poco e sono un bel regalo, se lo può spendere il giusto. E con gli sconti del 10%, quando me lo disse Mr. Elling nel suo video, io andai subito a comprarli. Non subito, un reel mi sembra su Instagram o TikTok, non mi ricordo. Poi al giorno mi sono arrivata, la sera, c'era addirittura il 20%. Ora non lo so, andate a vedere sul sito perché non lo so. Comunque sono bellini da avere, ma se devo essere sincera, tanto sincera, come lo sono sempre, belli, carini, ma non durano niente. Niente. Va bene, loro. C'è, viene scritto come un eau de parfum. Un'esplosione d'agrume? Aspetta, no, come viene scritto. Andiamo a preso caffè. Sì, un eau de parfum è questo qui. Questo dura meno di una colonia. Ieri me lo sono spruzzata quell'altro, dopo la doccia. Ero a guardare la partita, la Juve. Dopo poi non c'avevo proprio più niente. E come dico sempre, io ho una pellaccia, i profumi durano tutti. Questo niente. Ci sta, non mi sono data la crema, perché ieri sera, una tarda del lavoro, non mi sono data la crema. Sono tornata da lavoro e poi a casa ho avuto da fare, ho registrato il video, quindi ho fatto da scena, avevo da fare, quindi non. E questo è candidissimo. No, questo è il pomeriggio. E qui c'è anche qui le note. Candidissimo. Candidissimo e aspetta, la devo mettere qua. Candidissimo è un profumo che sembra la casata siciliana. È spettacolare. Però io l'ho usato appunto ieri sera dopo la doccia. Non lo so, farò leggeri, non mi è durato niente. Mamma mia. È spettacolare, è buonissimo, buonissimo, buonissimo. Io se tornassi indietro prenderei solo lui. È buonissimo, buono, buono, buono. Invece qui ci dice che è un profumo agrumato gourmand, un'esplosione di agrumi candite che rendono l'apertura di questa fragranza irresistibile. L'accordo di limone candito e arancia candita, cedro candito, si combinano con un morbido cuore di base di crema pasticcera, in cui è stessa aggiunta una goccia di rum e il tripudio di frutta candita mescolata alla crema rende rotondi e irresistibile le afflussioni agrumata da un limone pastoso, zuccherino, privo di delle note acidula. Il finale è dominato da un'assoluta di vaniglia che emerge esaltando la composizione canditissimo è una ricetta che dà dipendenza con un'intensità e un sillage di un capolavoro della pasticceria. Questo è micidiale. Questo è micidiale. Però peccato che no. E appunto qui le note sono crema pasticcera, rum e candite. Poi
mettiamo via questo, buonissimo questo alle candite è buonissimo. Poi andiamo, sì, costa un pochino, non durano niente, però io mi garba, mi piace, no? E quindi l'ho voluto comprare. Allora, poi c'ho questo, che era tantissimo, che volevo acquistare un profumo di questo brand, di Coquillette, questo è il numero 7, è un po' graffiato perché non me riuscivo ad aprirlo, quindi con l'anelli l'ho un po' graffiato, vedete? Ora con le luci non si vede qua, graffiati. E vabbè, infatti l'ho lasciato mezzo aperto. Allora, questo è un profumo di nicchia. Questo è un profumo che quando l'ho comprato ho guardato la sua piramide. E mi ha proprio conquistato, perché ho visto questo coso di miele, cioè tutto quello fatto bucarellato, la cera di ape, dove viene fatto il miele, dove l'ape fanno questa opera d'arte che dopo viene raccolta e viene stressata per togliere il miele, c'era questo. Quindi questo mi ha fatto di wow, lo voglio, lo voglio. Invece è un profumo dove si sente molto, tantissimo la rosa. E è un profumo che dopo ho detto, ma quando mi è arrivato, ma questo non è dolce, non è un mielato, si sente molto la rosa, e quindi mi ha un po' deluso. Ma dopo la sua evoluzione, tantissimo mi piace più il suo fratellino, che ho lasciato il suo fratellino per prendere questo, perché questo e il miele sono andate in gingibole. Però quell'altro sono convinta, mi piaceva perché non c'è la rosa, però qui la rosa diventa talcata, proprio talcata, e quindi è buonissimo. Qui un profumo mandorlato, mielato, vanigliato, con questa nota di rosa e con questi fiori bianchi. È un profumo molto semplice nella sua piramide, però allo stesso tempo il nome del profumo è Ambrosia di Coquillette. E nel suo complessità è un profumo molto bello, perché ha queste note appunto mandorlata, mielata, e questi accordi di fiore, di preciso fiori bianchi, con questa rosa. Poi la frutta secca, che è la mandorla. Poi troviamo la vaniglia, quindi è un profumo che io lì per lì mi sono pentita, ma quando ho sentito la sua evoluzione, il coso ha questo colore di pulito, di dolce, di talcato, è veramente uno spettacolo. È il mio primo profumo di questo brand nella mia collezione, e sicuramente il suo fratellino lo comprerò. Peccato, peccato che Confetto, quello con questa targa rossa, è da mo' che è soldato, e quindi ci sta che non lo faranno più, boh, chi lo sa. Consigliatemi qualcuno gourmand di questo brand. Poi per ultimo, ma non per importanza, questo profumo, dove l'ho messo? Questo profumo, che è un profumo che gli avevo comprato e me lo ero scordata. Sto mettendo la mia postazione make-up qua e l'ho trovato dietro, un cassetto dove c'avevo le palette, questo con altri che vedete più avanti. E guardate il packaging com'è bello, un po' tipo i profumi, quelli alla cioccolata, quelle di, insomma, quel brand là, non mi ricordo, che sono molto attenti alle materie prime, attenti a non contaminare l'ambiente, e quindi sono molto attenti alle cose per le quali dovremmo essere tutti attenti. Il profumo è questo, che si chiama e diviene vanilla de essential un unisex. Questo profumo se me l'avrei ricordato, l'avrei usato quest'estate, perché è una vaniglia bellissima, molto fresca, vedete? Ho levato questi si smontano, guarda, ragazzi, questi si smontano. Tolto il profumo, c'è il cartoncino dietro, e poi tutti
Ma bellini, mi garberebbe tanto tenerlo questo Pegasus. Vedi, infilate il profumo qua. Ora mi perdo con questo Pegasus. Perché lo voglio mettere dentro? Bellino, bellino. È un profumo di nicchia, vedete? È un profumo di nicchia davvero, davvero buono. Ma soprattutto costa il giusto perché non arriva. Buonissimo. Buonissimo, buonissimo. Non arriva a 100 euro. È spettacolare. È stupendo. Mamma mia, ma è buono. Io l'ho visto da una ragazza inglese, questo qui. Top, 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 top. Mi piace da morire. Qui in questo profumo troviamo, e come ho già detto, un profumo vanigliato. Troviamo che è un profumo speziato, un profumo unisex, un profumo caramelloso, talcato, balsamico, un profumo dolce e legnoso. In testa troviamo la cannella, il pepe nero, la salvia e la salvia. Via. E nel cuore l'incenso, os mantos e non lo so. E nel fondo troviamo vaniglia del Madagascar, fava tonka, benzoino del Sien, cedro del Texas e patchouli. È un profumo che io ho peccato che no, non me lo ricordavo di averlo, ma tanto gente, io non so se è un anno che è lì. È buonissimo. È buonissimo, buonissimo, l'ho testato questa settimana, vi ho detto nel video che ho fatto prima di questo, ieri, che avevo dei profumi, che non avevo fatto la rotazione dei profumi, perché avevo profumi che stavo testando, e sono questi tre che ho voluto testare per parlare a voi di questi. Questi profumi hanno una persistenza, un sillage super 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 top. E invece quelle d'Eteria, mira il dito, se le volete, perché sono una goduria dopo la doccia, una goduria. Magari provare con le crema, io le proverò stasera con la crema, una crema che ho fatto vedere, che uso, che è molto idratante, ma soprattutto è inodore. Vediamo se acchiappa di più, aggrappa di più. Ma ieri me lo sono data, stamattina non c'avevo niente, ma neanche ieri sul divano dopo un'ora avevo niente. Quindi invece questo e questo sono bombe. Con questo video è durato 43 minuti, io ho finito, io vi voglio ringraziare, vi mando un grandissimo bacio, vi ringrazio tantissimo, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, per non perdere i prossimi video, per contribuire, aiutarmi a me a crescere. Come dico sempre, non costa nulla. Costa solo la voglia di cliccare, iscrivete, cliccare sulla campanella attiva, e così ci fate, ci aiutate a stare in questo ritmo, che è il ritmo di social, di YouTuber, di TikTok, di Instagram. Quindi vi invito anche ad andare a vedere i miei altri social, perché sono... cerco di essere attiva anche lì, meno, qui sono di più, però cercherò di essere più attiva anche lì perché mi piace. Quindi io vi mando un grandissimo bacio e che dire, al prossimo video. Ciao!